Salve a tutti, sono Pietro Sala, insieme a mio fratello Sergio conduciamo questa azienda agricola ereditata da nostro padre che a sua volta è ereditata da nostro nonno, è la terza generazione che ormai è in atto. L'azienda è composta da 120 ettari di proprietà e una sessantina di ettari in affitto. È totalmente irrigua, servizia dal consorzio di bonifica della Nurra, irrighiamo più o meno una sessantina di ettari all'anno. L'allevamento è composto da un migliaio di fatrici e una quota di rimonta intorno alle 250 agnelle e una trentina di arietti. La produzione si aggira intorno ai 270.000 litri l'anno, che vengono totalmente trasformati nel caseificio aziendale. Le colture che seminiamo prevalentemente sono erbai, che li utilizziamo per il pascolamento del bestiame e per la produzione del foraggio. Per quanto riguarda i concentrati, parte viene prodotta in azienda, ma la maggior parte viene acquistata all'esterno. L'azienda aderisce al piano di salvaguardia del suolo, 80 ettari circa vengono a rotazione, vengono seminati o a leguminose o a cereali, usati sempre per il foraggio e per la granaglia utilizzata in azienda. L'azienda, ha anche 20 ettari di medicaio, sui quali viene fatta una semina su sodo nel periodo invernale e viene sovraseminato in luglio, che viene utilizzato durante tutto il periodo invernale e durante l'estate questo luglio va in fioritura, in pratica sparisce e facciamo 5-6 tagli di erba medica. Questo appezzamento è già il quarto anno che viene seminato su sodo con alternanza di loietto e miglio. Viene seminato ai primi di settembre. Prima quindicina di settembre viene seminato il loietto su sodo, viene sfruttato tutto l'anno e in primavera, in questo periodo metà giugno, viene seminato il miglio, che portiamo avanti fino ai primi di ottobre, a seconda dell'andamento climatico. Se resistono le temperature, lui va avanti tranquillamente. Nel 2010 è stato aperto il caseificio aziendale, questo dovuto ai grossi sbalzi del costo del prezzo del latte e ci influiva moltissimo sul guadagno annuale, non riuscivamo a fare un programma di spesa. Col caseificio abbiamo più o meno un'entrata uguale tutti gli anni e riusciamo a fare un programma di spesa, un bilancio preventivo più o meno giusto. Nel caseificio vengono prodotti formaggi al latte crudo e al latte pastorizzato. Facciamo 7 tipi di prodotto, 3 tipi stagionati, 3 tipi semistagionati e un tipo fresco. Nel 2014 abbiamo aderito al circuito di vendita di Campagna Amica organizzato dalla Coldiretti, vincendo l'Oscar Grini come primo classificato a livello regionale. Siamo presenti su tutti i mercatini dell'Interland Sassarese con le vendite di Campagna Amica. In più abbiamo aperto un negozio in via Pascoli, rivendita chilometro zero, dove vendiamo i nostri formaggi e il nostro olio. Nell'ottica di miglioramento di qualità del formaggio siamo entrati a far parte dell'azienda Blue Blanquer, un'azienda francese che certifica la quantità di omega 3 nel formaggio, somministrando al bestiame semi di lino estruso. E avendo così una quantità di grassi omega 3 maggiore sul latte. Questo ci ha aiutato a entrare nei mercati internazionali, soprattutto in Francia e in Corsica, dove il prodotto viene apprezzato moltissimo.